Porto Empedocle, all'Istituto Pirandello, festeggiato San Giuseppe. Le immagini e l'intervista alla preside Ernesta Musca. Al microfono di Irene Milisenda. All'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello a Porto Empedocle, i bambini impegnati nella tavolata di San Giuseppe. Sì, anche quest'anno per il settimo anno consecutivo abbiamo voluto aprire le porte al territorio e pur essendo oggi chiusa la scuola, non c'è attività didattica, ci siamo organizzati per rispolverare una vecchia festa, la festa di San Giuseppe, la festa tradizionale in cui le famiglie si riuniscono per condividere e collaborano insieme e stanno bene insieme. Questo è uno dei principi fondamentali che noi dobbiamo insegnare ai piccoli, è quello di condividere ciò che si ha. Difatti la festa, che ha origini molto antiche, nasce per preparare, per aprire le porte della propria casa ai poveri e ai bisognosi. Le mamme sono state davvero molto laboriose, hanno partecipato. Devo ringraziare tutte le persone, tutto il personale scolastico, i genitori, i nonni che hanno contribuito affinché si realizzasse questo bellissimo evento. Siamo molto soddisfatti di quello che è stato fatto. I ragazzi hanno studiato, hanno studiato queste vecchie tradizioni che vedevano gli elementi più poveri, che erano gli ortaggi, la pasta, le focacce, il pane, sulla tavola delle famiglie. Oggi sappiamo che il cibo è molto più elaborato, difatti avrete visto sicuramente come le mamme hanno preparato le frittate, la minestra di macco con i legumi, in modo molto più elaborato rispetto ad un tempo, anche se gli elementi sono sempre quelli semplici ma vengono trattati in maniera completamente diversa. Gli alunni della prima E della scuola secondaria hanno realizzato un laboratorio creativo di cucina, anzi direi di pasticceria, perché hanno preparato delle pecorelle e delle colombelle pasquali. Uno di questi prodotti finiti è esposto nella tavola ed è stato un momento di condivisione veramente bello, perché sono venute le mamme insieme ai docenti e ai ragazzini, hanno passato questo pomeriggio insieme. E allora speriamo che la scuola possa continuare con questi laboratori creativi a migliorare le competenze degli alunni e a fare in modo che la scuola diventi veramente un posto dove andare per stare insieme.